parte, cominciamo, prego. Sì, buonasera mister. È sembrata una Lazio sicuramente che meritava la vittoria, no? È mancato qualcosa perché non riusciva a concretizzare il risultato. C'è un po' d'amarezza perché è un risultato che, lo ha detto anche Montella, la Lazio stasera meritava di prendere i 3 punti. È un po' anche sfortunata in questo momento il campionato, no, mister? Ma fa parte del gioco, fa parte del calcio. È importante che noi stasera abbiamo dato tutto, abbiamo dato tanto, tirato tanto, meritavamo qualcosa di più, ma è importantissimo dare prestazioni, perché solo prestazioni possono garantire anche che un pizzico di fortuna torna alla nostra parte, o con prestazioni che si potrebbero avere anche risultati più prestigiosi. Buonasera. Normalmente dopo 2 pareggi consecutivi, no, si storce la bocca perché non vengono risultati pieni, eccetera. Però da Sassuolo a stasera, insomma, abbiamo visto 2 partite, sembra un'altra squadra, insomma. Quindi la strada indicata è questa da continuare a perseguire. Sì, siamo in pieno di un processo, perché ci sono diversi giocatori nuovi, diversi giocatori che per prima volta giocano insieme. Ci stiamo comportando bene, ma io sono sicuro quando saremo tutti quanti recuperati, anche questi infortunati, con più concorrenza, con più possibilità, si creerà anche un ambiente che darà a ognuno di questi giocatori qualcosa di più, ma anche i giocatori dovranno dare sempre di più, e questa fame che è tornata di nuovo a nostra parte deve essere aumentata e soprattutto deve essere concretizzata con risultati pieni. Ultima cosa per me, ma nello spogliatoio, ecco, non lo so, lei avverte che la squadra magari prova un po' di fastidio anche in ambiente per il primato della Roma? No, prima mi hanno chiesto in televisione anche questo, ma io non avverto nessuna pressione, nessun tipo di commenti verso la Roma. Loro fanno il loro campionato, noi cerchiamo di fare il nostro, ottenere il massimo. Campionato è appena iniziato, 7 partite, si vedrà alla fine. Noi siamo anche molto fieri che possiamo rappresentare anche l'Italia in Europa, e che, come complimenti alla Fiorentina, abbiamo ottenuto risultati buoni in Europa, ma anche stasera abbiamo fatto una bella partita dopo 2 viaggi veramente faticosi. Mister, volevo sapere la partita di Felipe Anderson, l'aveva chiesta così, nel senso oggi l'abbiamo visto un po' meno, forse un po' di stanchezza l'ha sentita rispetto a giovedì, insomma, succede quando ci rientra dopo tanto tempo. Comunque ha svolto il lavoro che gli aveva chiesto, lui e Perea, ecco, è soddisfatto, volevo un giudizio sui 2 giovani che sono sempre molto seguiti. No, ma penso che anche stasera hanno fatto molto bene. Perea ha lavorato, ha fatto tantissimo per la squadra, ma anche ha avuto possibilità di chiudere suo discorso personale con una bella rete dove meritava tutta quanta. Veramente ha fatto una bella gara, e Felipe, con un po' meno di autonomia fisica, ha fatto bene finché aveva benzina, ma dopo, già fine secondo tempo, inizio secondo tempo, ha cominciato a mancare, per questo ha anche cambiato. Per me ha funzionato molto bene il centrocampo Nazzi, Viglia, Hernandez. Continuerà su questa strada, un centrocampo a 3 di questo tipo, con un pressing così alto, perché insomma è un gioco molto dispendioso quello che ha chiesto oggi la squadra, in particolare dopo la trasferta europea. Però la squadra l'ha svolto benissimo. Ma questo è importante, che questo tipo di gioco deve essere supportato da 11 giocatori. Per fare queste cose, i primi difensori sono attaccanti, e stasera si è visto il lavoro dei attaccanti, che hanno portato anche il beneficio alla nostra difesa. E oggi abbiamo rischiato poco contro un avversario bellissimo, un avversario di tante qualità, che ha dimostrato stasera a Sprazzi, ma anche in altre partite. E noi siamo stati capaci di controllarli. E alla fine anche statistica, 19-4 tiri in porta, dice qualcosa. Bene, grazie. Grazie.